più di 40 anni. Cioè, mi fermo soltanto dal 1962 in avanti, gli anni del Concilio. Ero a Roma, l'avrebbero celebrato anche senza di me, però non si può dimenticare quegli anni. E là ho fatto tempo a vedere Giovanni XXIII e Paolo VI. Paolo VI lo porto... E ho visto che la quarta Costituzione conciliare, Gaudium et Spes, che trattava, è valida ancora oggi, il rapporto tra la Chiesa e il mondo contemporaneo. E inizia con le parole: le gioie, le dolori, le fatiche, le speranze del mondo sono le gioie, le fatiche, le speranze della Chiesa. Lo sforzo dell'incarnazione che va avanti nel tempo. La parola di Dio si è fatta carne, cioè si è fatta umanità. Ecco, così, senza volerlo, l'ho fatto come programma, certamente questo l'ho ispirato anche dalle fonti della mia parrocchia di origine, a tenere le candele dritto in parabola. Dunque, e per dire che il Signore è valutato sempre con arte super, come avete fatto voi. Poi sono stati gli anni dello studio, eccetera, eccetera, e ho avuto la grazia di stare 8 anni a Roma. E poi la prima destinazione, Trecate. Io sono arrivato nell'oratorio di Trecate. In quell'anno i ragazzi, dalla prima elementare alla terza media compresa, lo ricorderò sempre, tra maschi e femmine, erano 1656. E il mio predecessore, padre Gioacchino Zanzottera, l'ho sempre seguito, poi è andato in paradiso, l'ho aspetta un momento, perché l'ho seguito a Trecate, poi l'ho seguito a Vena, e adesso vado al Sesto, cioè mi ha detto di andare al Sesto. E là Don Gioacchino aveva iniziato, perché c'era il servizio alla parrocchia, come era per la canonica, giocavamo per la strada. E vi dico che i primi 3 mesi ho sudato freddo. Chi mi ha aiutato? L'umanità di Trecate. L'umanità di Trecate. Questi primi 2 anni. Poi è arrivato il terremoto. Concilio. Al quale devo grazie, il nostro rapporto è sempre stato dialettico, ma per amore del Signore, ecco. Perché mediava, c'era la mamma, perché c'è stato un momento molto bello, che l'architetto Zenoduca qui presente si era distratto un attimo e ha ritardato il progetto Ombra. Mi chiamava Ombra del parco, io ero contento, perché si lavorava volentieri. E poi anche là è venuto il momento del passaggio. Non parlo poi della corale, che ho sempre avuto un rapporto bellissimo da quando io ho trovato Don Fiorenzo Cavallotti, che tra l'altro, guarda caso, ho fatto anche parco a Sesto Fiorentino. E mi ricordo qualche segreto che mi aveva rivelato lì a giù. La corale ho sempre avuto un bellissimo rapporto, che è partito così alla buona, ma poi abbiamo fatto anche altre cose belle insieme. Mauro, i giovani, è venuto dopo Mauro, l'ho apprezzato nel cammino, no? Perché è venuto anche a Meda, no? Sì, a Meda ormai, come corista, beh, sono qualche pian piano, eh. E, dunque, anche col Mauro Super, che sono due Mauri, capito? Ecco, e le belle processioni del Venerdì Santo, la Madonna delle Grazie e Propus Domini, il parco che si lavorava era come me, perché qui mi dicono che sono mai contento, dico ho imparato da trovare. Ecco, e perché pensava oggi e voleva per ieri. Ma mi ha aiutato in questo, perché abbiamo lavorato, condiviso le gioie di
ed è venuta varie volte a Milano. Per cui, ecco quello che diceva la cicletta di un giro prima, tre carte, meno a Milano, un Signore solo, un impegno solo per lodare il Signore. Il Signore va lodato con arte, lo sa anche il nostro piccolo ma prezioso coro della nostra parrocchia, perché ecco vado via con questa, tra le tante gioie, con cui i popoli non li dico, e con le gioie con le quali vado via, ecco la per coro. Perché manco a farla apposta, oggi è il 17 di novembre, io ho fatto l'ingresso il 16 novembre del 1997, non ero entusiasta come adesso, però poi dopo mi è venuta, tanto vero che adesso piango andare via. E, ma il 20 novembre 2005 è venuto qui il cardinale Dionigi. È vero che il Don Genio mi dice che io ho il virus martiniano e lo tengo da conto perché Mastini è stato bello, perché poi è stato qui due ore, eccetera, eccetera. Quando è andato io soltanto, mi raccomando, telefono un po'. Ah, però allora che facciamo a posto. Ecco, quindi, ecco, chiudo con un grazie immenso a tutti voi, di qua e di là. Voi siete stati in piedi molto più di un'ora, per questo fatto già meritate veramente un grande applauso. Sì. Qua ci sono tre comunità che hanno goduto, abbiamo goduto insieme della gioia che ci avete procurato. Io ringrazio a uno voi, a uno voi tutti, brasiliano, no? Che erano quattro orbe che camminavano, la persona e il Signore. A un certo punto ce ne sono due sole. Dice, Signore, tu mi hai abbandonato. No, caro, ti ho portato in braccio. Per cui tutti quelli che mi hanno aiutato, tutti quanti, a uno, per i quali avrò sempre una grande riconoscenza, per tutti i lavori fatti, secondo Giuseppe, compagnia, insomma.